serata in rosa bellissima qui nella zona centrale di Manfredonia, in un locale spettacolare, Ginger, via Maddalena numero 95. Raffaella e Patrizia sono le titolari di questa attività commerciale che nasce 6 anni or sono. Ma questa serata è particolare perché loro hanno organizzato una serata in rosa, duplicando ovviamente un evento che si è verificato già qualche settimana fa, organizzato dalla WISP qui accanto. Ecco, inizierei con Raffaella. Allora, innanzitutto, come vi siete conosciute? Voi insieme avete scommesso su questa attività commerciale che è molto particolare. Sì, noi ci siamo conosciute tantissimi anni fa lavorando assieme e poi ovviamente dopo diversi anni vuoi una cosa tua e abbiamo deciso di provarci e è andata bene, non ci possiamo lamentare, ci piace come risponde la gente e come il locale. Ecco, ma la peculiarità di questa serata, ho visto qui dei banchetti, insomma, poi ci sarà un aperitivo, qualcosa. Sì, certo. Allora, Patrizia, la peculiarità di questa serata è proprio la serata in rosa, una serata a tema per sensibilizzare su un tema molto diffuso, che è quello oncologico che riguarda le donne. Esatto. Il cancro al seno, o comunque le patologie oncologiche che riguardano la donna, anche la vagina, l'utero, esatto. Insomma, esatto. Patologie molto molto importanti e soprattutto che si stanno diffondendo a macchia d'olio. È vero, condivido, più che altro aiutiamo la ricerca per seguire dei protocolli che già esistono, però senza la ricerca non ci sarebbero stati questi protocolli e io sono l'esempio di tutto ciò, che se non ci fossero stati i protocolli forse io non sarei qua adesso in questa bellissima festa. Ecco, faccio una domanda che può sembrare scontata, ma per una donna quanto è difficile, dopo aver scoperto una diagnosi di oncologica, reagire e soprattutto sostenere delle cure che sono molto molto invasive? Sì, è un percorso molto lungo, impegnativo e pesante, molto pesante, però alla fine siamo qua. Raffaella è molto emozionata, Patrizia posso comprendere. Allora Raffaella, tu per un po' insomma hai dovuto fare a meno di questa tua carissima amica che ti sostiene nell'attività commerciale, siete socie. Anche tu, come hai vissuto questa tragedia? Insomma, sicuramente apprendere una notizia di questo tipo si ha un senso di smarrimento, certo, di scoramento, certo. Però poi bisogna reagire, immagino, certo. Che tu abbia dato una grossa mano a livello psicologico a Patrizia. Sì, ovviamente quando lo sai ti crolla il mondo, dici, perdi proprio la terra sotto i piedi, poi devi reagire. Nel momento in cui reagisci la cosa la devi prendere... non dico alla leggera, però non ci devi piangere su, altrimenti diventa ancora più complicato. Quindi sai che comunque c'è la ricerca, devi seguire un protocollo, fai le terapie e devi pensare che tutto passa e tutto si risolve. Quindi ecco perché la ricerca è non importante, di più, perché è l'unica cosa che ci può salvare da questa brutta avventura che può capitare a me o a chiunque. Perché molti pensano che capita sempre all'altro, però vi posso assicurare che arriva quantomeno te l'aspetti, quindi è importante contribuire per questo. Patrizia, la vita può cambiare in un secondo, basta un attimo, ti svegli una mattina, fai un esame o qualcosa e scopri una patologia così importante, insomma una patologia che nel momento soltanto a pronunciare quella parola ci si sente veramente molto ma molto male. Io anche ho vissuto delle esperienze di questo tipo di persone a me care, le ho comunque accompagnate nel loro percorso e fortunatamente sono guarite. Quanto è importante la prevenzione per questa malattia e soprattutto nel tuo percorso quale difficoltà hai incontrato a livello sanitario? Perché in tanti adesso si lamentano che è difficilissimo fare un esame al seno, no? Si aspettano anche anni, a meno che non si vada a pagamento e quindi in un attimo si riesce a sostenere l'esame. Ecco, cosa chiederesti tu al presidente Emiliano della nostra regione Puglia per fare in modo che la sanità sia più efficiente? Di velocizzare più che altro, perché se uno ha un nodulo, qualsiasi cosa, quando ti capitano una situazione del genere, di velocizzare le visite, perché uno non può andare a pagamento, cioè uno che può, ok, l'affronta la situazione, che comunque costano, sono delle visite abbastanza costose, però uno che non può come fa? E questo è tutto il percorso, anche quando ci sarà il momento che cadono i capelli. Uno che può comprarsi la parrucca, può permettersi di spendere 1.000, 1.500, 2.000, ma uno che non può, non so veramente come affronta sia il dolore
e tutto quanto il resto, che non è facile, non è veramente facile. Adesso io ne parlo con molta leggerezza, però posso garantirvi che è un percorso abbastanza doloroso, difficile. Bene, invece adesso io direi di dare una svolta a questo percorso, tu l'hai fatto, questo è il momento ovviamente di sensibilizzare sul tema, e quindi questa serata è stata organizzata con il principio fine di sensibilizzare sul tema. C'è tanta gente qui al Ginger a Manfredonia, entrambi avete organizzato questa serata, c'è molto afflusso di gente, e quindi concludiamo. In che modo? Contribuite per la ricerca, perché ci salva la vita, è l'unica cosa che può salvarci la vita. Concordo. E anche io, insomma, concordiamo tutte e tre, anche se io comunque, cioè, ogni tanto può capitare anche all'uomo, e per carità, attenzione, quindi fate gli screening, esiste anche il tumore della mammella all'uomo, ve lo voglio dire, però chiaramente, voglio dire, scongiuri, è una casualità che può verificarsi e può coinvolgere chiunque, nessuno può dirsi, ritenersi inerme da una situazione di questo tipo. E quindi mi raccomando, contribuiamo con il nostro sostegno di tipo economico, ma anche divulgativo, a diffondere, voglio dire, ad aiutare la ricerca per fare in modo che queste patologie possano decrementare a livello statistico. A questo punto saluto a tutti da Antonio Castigliotta per Stato Quotidiano.